Inaugurati all'ospedale di Giulianova la nuova sala convegni e nuovi reparti di diabetologia e allergologia. Interventi che rappresentano un ulteriore tassello nel potenziamento dei servizi sanitari sul territorio che l'ASL di Teramo sta attuando nel nosocomio giugliese. Continuiamo quel processo promesso dall'azienda sanitaria in aula consiliare con dei potenziamenti, con delle aperture e con il rifacimento sia del padiglione est che del padiglione ovest. Padiglione ovest che nell'ottica di riorganizzazione del centro-sinistra, quando governavano loro con D'Alfonso, doveva essere praticamente chiuso. L'ospedale perdeva sia le unità complesse che quelle semplici e diventava un semplice pronto soccorso. Noi invece abbiamo potenziato l'ospedale ed è sotto gli occhi di tutti. Qui siamo ormai in 2 anni e mezzo all'ennesima inaugurazione dei reparti e fa veramente sorridere i cittadini più attenti la manifestazione che ci sarà da quelle forze di centrosinistra che non manifestarono quando D'Alfonso venne qui a dirci che l'ospedale doveva chiudere, che Giulianova rimaneva solamente come presidio di pronto soccorso. Noi manteniamo sia le unità complesse che le unità semplici e abbiamo dei reparti che sono reparti di vera eccellenza dell'intera azienda sanitaria locale con l'unica offerta. Voi provate a pensare all'ergologia che andremo a inaugurare oggi, è l'unico reparto che c'è in provincia di Teramo. Grazie al rinnovamento proprio della struttura siamo riusciti a creare una shock room che ci permetterà di inserire nel nostro pacchetto diagnostico altri test che fino ad oggi non potevamo fare, come il veleno, la diagnostica per il veleno di menotteri, i test di provocazione a farmaci e la desensibilizzazione alimentare per i bambini. Sono test importanti, test a rischio, che non possono essere fatti se non c'è un'attrezzatura idonea per poter gestire l'anafilassi, lo shock anafilattico. Grazie alla ristrutturazione che l'azienda ospedaliera ha voluto, siamo riusciti a creare questa shock room che è attrezzata per poter gestire un'emergenza del genere. Siamo riusciti a ottenere una piccola fisiopatologia respiratoria per i pazienti asmatici. Abbiamo uno spirometro di nuova generazione, insomma, con anche gli ultimi parametri di riferimento. In più abbiamo a disposizione la valutazione del feno, che è l'ossido nitrico, ci serve nei bambini prevalentemente, ma anche nell'adulto per valutare lo stato infiammatorio del paziente asmatico. È uno dei parametri che al giorno d'oggi serve per, diciamo, classificare, fenotipizzare meglio l'asma, per poter utilizzare anche quei nuovi farmaci biologici che sono poi il futuro della terapia per le malattie immunologiche.